Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube. Noi siamo ancora qui, come sono ancora la Juventus, diversi giocatori che noi tutti abbiamo considerato sul mercato almeno una volta. Ve lo leggo nella mente, ve lo leggo in faccia. Non siate bugiardi, ammettetelo. Io ho cercato di fare dei nomi quanto più universali possibili e sono arrivato alla conclusione che Higuain, Mandzukic e Khedira sono i tre giocatori più indiziati e che hanno più senso andare a cedere in questi ultimi giorni di mercato, chi più e chi meno. Ovviamente Mandzukic e Higuain sono un discorso che si intreccia alla perfezione con Dybala e Moise Kean, perché ovviamente avevamo questi quattro centravanti, anche qua chi più chi meno, per caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche, ma ovviamente andando a fare del mercato in uscita, ecco che poi magari rimani senza giocatori nello specifico. E questo sta accadendo sostanzialmente con il mercato, che lo sappiamo ci sta privando di un po' tanti giocatori. Qui sopra nelle schede comunque trovate tutti i video precedenti. Gonzalo Higuain, acquistato nel luglio, tra l'altro praticamente per il mio compleanno, fine luglio del 2016, per 90 milioni di euro dal Napoli. Un'operazione grossissima, fino a quel momento la più grande finanziariamente della storia della Juve, in entrata. In uscita era stato Pogba, anzi sarebbe stato Pogba qualche giorno dopo, che è stato ceduto dopo l'acquisto del Pipita appunto, e ha firmato un contratto di 5 anni, il che significa che 90 diviso 5 crea un costo di ammortamento del cartellino di 18 milioni. Ogni tanto userò questi termini un po' complessi, un po' noiosi, ma è utile per cercare di capire determinate cose. Quindi Higuain ogni anno costerà 18 milioni alla Juventus come ammortamento del cartellino, due tranche di pagamento, una subito e una l'anno successivo rispetto all'acquisto, quindi 45 milioni che sono già state saldate dalla Juventus al Napoli. E in questo momento la Juve si ritrova con un Gonzalo Higuain che ha disputato due stagioni a Torino, una stagione tra Milano e Londra e altre due stagioni di contratto che rimangono per il Pipita ancora una volta in questo momento alla Juventus. Ora, cosa succederà con Higuain? Higuain guadagna troppi soldi, 7 milioni e mezzo di contratto annuo netto, quindi il lordo è il doppio, intorno ai 15 milioni di euro. Sono troppi per un giocatore che la Juventus non considera più nel progetto e comunque sta iniziando a diventare abbastanza vecchio. Quindi la Juventus farà questo tipo di discorso. Pipita, vuoi rimanere alla Juve? Bene, però ti dimezzi lo stipendio, lo spalmiamo su più anni. Quello che guadagni lo spalmiamo su più anni di contratto. Se invece vorrai cambiare squadra, nessun problema, però chi ti comprerà dovrà riconoscerci almeno 18 per 2. Quindi 36 milioni che servono per fare andare in bilancio positivo, anzi paritario, la Juventus per il rapporto con il Pipita Gonzalo Higuain. Secondo me Higuain sarà un giocatore in uscita, dipenderà tanto dagli ingressi, perché ovviamente adesso che si tratta Lukaku sarebbe difficile, complicato immaginarsi due centravanti di questo tipo, anche se Higuain e Lukaku sono molto diversi come modo di giocare, però il Pipita è sicuramente un giocatore in uscita e siamo già al 2 di agosto. Invece Mandzukic è un giocatore che è stato acquistato nel 2015, quindi l'anno precedente, per 19 milioni più 2 di bonus, firmando un contratto di 4 anni che è scaduto quindi quest'anno qua, in questo giugno 2019, ma ovviamente Mandzukic ha rinnovato il contratto, scadenza 2021, il che significa che il costo di ammortamento di Mandzukic, facciamo intorno ai 20 diviso 4 e 5 milioni ogni anno, è stato completamente assorbito e adesso la Juventus potrebbe fare plusvalenza vendendo probabilmente Mario Mandzukic a qualsiasi cifra. Tanti parlano di una ventina di milioni di euro, secondo me 20 milioni di euro per il cartellino di Mandzukic sono eresia in questo momento. È probabilmente Mario anche uno dei profili più indicati per la permanenza a Torino, anche se attenzione in queste ultime ore, anzi in questi ultimi secondi si sta parlando tanto di Mandzukic, possibile partente al pari di Paulo Dybala direzione Manchester per incastrare magari uno scambio anche con Darmian. Anche questa mi sembra una cosa un po' strana, però se ovviamente vai a pensare che magari dai via Cancelo, hai già dato via Spinazzola, rimani con terzini destro Danilo e De Sciglio e con terzini sinistri Alexandro e Darmian, perché magari Luca Pellegrini lo dà in prestito, ecco qua che capisci perché la Juventus sta facendo Mosca tutte queste operazioni di mercato sui terzini, anche se per quanto mi riguarda la qualità del reparto è calata drasticamente se la Juve porta a termine queste operazioni. Andiamo a vedere, Mandzukic è uno di quei giocatori che comunque può riuscire sia a cedere che a tenere, probabilmente senza eventuali problemi, anche se nel gioco di Sarri io non vedo tantissimo adatto Mandzukic, ma in realtà neanche Lukaku. E poi c'è Sami Khedira, che è probabilmente il giocatore più odiato in questo momento presente nella rosa della Juve, al pari del povero Mattia De Sciglio. Che dire di Khedira? Probabilmente anche lui sa che è arrivato al termine della sua avventura alla Juve
e sta facendo le valigie, sta cercando una soluzione. Comunque l'abbiamo detto anche nel video di ieri, il mercato della Premier League chiuderà in entrata e in ingresso giovedì 8 agosto, quindi la Juve deve muoversi se vuole completare questa operazione di mercato, perché potrebbe ritrovarsi, se no, diversi giocatori, tipo questi tre che abbiamo citato, ma possiamo aggiungere anche Cuadrado, per esempio, che è un altro che secondo me non rientra più nei piani tecnici della Juventus per i gradi titolari, perché ovviamente ha dato il meglio di sé. Se la Juve vuole vendere questi giocatori all'estero o comunque nel mercato inglese, dovrà darsi una mossa in questi giorni, in queste ore. Proprio per questo ci sono state queste accelerate improvvise direzione Manchester, perché Dybala, Mandzukic, Khedira, sono tutti giocatori Cancelo che possono interessare alle squadre inglese. Dybala e Mandzukic potrebbero paradossalmente rimanere compagni di squadra. Il Pipita Higuain è un altro che può interessare nella Premier League, anche se il suo impatto con la Premier non è stato esplosivo, per usare un eufemismo, nonostante la presenza di Sarri. Probabilmente Sarri alla Juve sa che deve pretendere qualcosa di più rispetto all'Higuain di oggi. Forse è stato l'Higuain di 4 anni fa, con il quale ha fatto il record di gol in Serie A con il Napoli. Beh, sarebbe stato tutto un altro discorso. Probabilmente questo Pipita è completamente diverso da quello, e Maurizio Sarri lo sa bene, la Juventus lo sa bene, e la Juventus sta cercando di operare in una direzione seria, però si ritrova poi questi giocatori sul gruppone, sono anche degli ingaggi pesanti, degli stipendi pesanti. Il rinnovo di Mandzukic è stato fatto proprio per generare una plusvalenza, magari su una sua cessione, o comunque per mantenere in rosa un giocatore che ha dimostrato di voler bene alla Juventus, ma che in questo momento evidentemente non è più una grandissima garanzia. Per quanto mi riguarda, adoro Mario Mandzukic in tutto quello che è, di tutto quello che è stato, però in questo momento lo vedrei bene lontano da Torino. Ma l'avevo detto da un po' che volevo cedere Mandzukic, non avevo preso in considerazione la cessione di Ken, che sta avvenendo o è già avvenuta, e quindi questo complica un po' le cose perché è una variabile impazzita. Fatemi sapere comunque qui sotto nei commenti se ci sono altri giocatori che volete dare via, che volete cedere all'interno della rosa della Juventus. Fatemi sapere se questi giocatori che abbiamo citato devono rimanere o devono andarsene, e fatemi sapere anche secondo voi la Juventus perché sta facendo tutti questi scambi un po' strani, dove vuole andare a parare. Io comunque ne ho parlato sempre nelle schede o comunque qua in grafica, vedete tutti gli altri video, guardateveli tutti e commentate.